Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Lo so che comincio sempre con vi chiedo scusa in anticipo, però vi chiedo scusa in anticipo per la luce così fredda, ma oggi a Roma c'è una bruttissima giornata perché ovviamente io ho finito la sessione e quindi madre natura ha voluto punirmi. Sono qui per registrare finalmente un video ask con Budi. Un video ask perché è tantissimo tempo che non li faccio e onestamente pensavo che non vi piacessero più di tanto. Invece, ultimamente ho ricevuto qualche messaggio: ma perché non fai un video ask? Vi invito a seguirmi su Instagram se volete partecipare a questi video, perché lì spesso nelle storie vi lascio il box delle domande. E quindi, se volete partecipare a questi fantastici video, seguitemi su Instagram. Il link è sempre nell'info box. La prima domanda me la fa trattino basso Silvia, trattino basso Giambri. Ciao Silvia, progetti futuri. Allora, vorrei fare un video barra un vlog dedicato a questo tema perché, siccome mi sto pericolosamente, e sottolineo pericolosamente, avvicinando alla fine della magistrale, quindi insomma alla fine della mia carriera universitaria, tra mille virgolette, sto cominciando ovviamente a considerare l'idea che forse dovrei farmi venire in mente qualcosa da fare dopo l'università. Ne ho tantissimi di progetti molto diversi, perché come sapete io vorrei fare l'insegnante da un lato al liceo e dall'altro all'università. Mi sono preiscritta, diciamo, al percorso formativo per il concorso per le scuole, quindi i famosi 24 crediti in materie tipo antropologia, psicologia, pedagogia, eccetera, perché nella mia università si può fare gratuitamente per gli iscritti e quindi vorrei fare anche questi esami aggiuntivi, soltanto che per esempio per fare l'insegnante di filosofia credo che dovrò poi decidere in caso di integrare degli esami dei crediti di filosofia, perché io non sto facendo la magistrale in filosofia ma in scienze cognitive della comunicazione. Dall'altra parte vorrei fare il dottorato di ricerca per fare poi la professoressa all'università. Dall'altro lato invece vorrei fare una cosa completamente diversa e quindi in caso considererei l'ipotesi di fare un master magari fuori Roma per specializzarmi, perché alla fine ho fatto altri 2 anni sì di università ma sempre molto sulla teoria, anche se sto cercando di fare il più possibile cose pratiche. Se vi interessa potrei fare un video dedicato appunto a questo. Spesso mi chiedete di fare video dedicati al mio percorso universitario, insomma, si può fare tranquillamente tutto quanto. Le petite juriste, a cui mando un bacio e un abbraccio gigante perché praticamente ormai siamo amiche, ci sentiamo tutti i giorni, ci manca solo di vederci, ma ci organizzeremo. Mi chiede, un sacco di domande mi ha fatto: intanto ti trovi bene nella mansarda? Se mi restringo, diciamo, sui 20 centimetri posso venire a stare con te? Vorrei tantissimo avere una coinquilina, però purtroppo in realtà non è che abito proprio da sola. Se avete visto il mio ultimo vlog, sicuramente avrete letto nei commenti che c'è stato uno scambio un po' spiacevole sul fatto che appunto sono in questa mansarda, ma a tutti gli effetti vivo con i miei genitori. Ho semplicemente la stanza che è a 4 piani sopra l'appartamento principale dove vivono mia mamma, mio papà, mia sorella e Woody, insomma, quindi non vivo da sola. Sicuramente ho un grandissimo privilegio che è quello di avere una stanza molto grande, di avere volendo la mia cucina che vedete lì dietro, il bagno, eccetera. Vi farò un tour approfondito per farvi vedere tutto come mi sono organizzata, eccetera. Ma sì, mi trovo bene, mi trovo molto bene perché appunto è un grandissimo privilegio, ho tantissima indipendenza, si sta benissimo perché essendo praticamente sul tetto del palazzo non si sentono tanti rumori e quindi si studia bene, si guarda bene la televisione, si possono registrare video con grande facilità. Quindi sì, mi trovo bene, sono molto contenta e c'è Briciola che sta qui con me e quindi sì, mi trovo molto bene. Sempre lei mi chiede: hai scelto cosa fare ai capelli? Sempre qui, se non mi seguite su Instagram, ho avuto un momento di crisi, uno dei miei classici momenti di crisi su che cosa fare ai capelli, perché come voi sapete, se mi seguite più o meno da almeno un paio di anni, sapete che io periodicamente ho delle crisi di cambiamento, non so se tagliarli, se schiarirli, se scurirli, se fare altre cose. Ho fatto diverse cose ai capelli negli ultimi anni, magari dovrei fare un My Hair Story aggiornato perché ne ho già fatto uno un po' di tempo fa, ma poi ho fatto altre cose. E tendenzialmente no, non ho deciso. Ad oggi che sto registrando il video, domani vado dal parrucchiere. Non ha senso questa frase. Comunque, oggi è martedì, io domani alle 2 vado dal parrucchiere.
Ho scaricato delle foto, ovviamente, da fargli vedere di cose completamente diverse che mi piacerebbe fare. Mi farò consigliare, diciamo che la cosa più probabile, almeno ad oggi, è che mi faccia un po' più bionda. Perché in realtà, soprattutto oggi, mi sono fatta i capelli ricci, si vedono un po' di più riflessi più chiari, mi piacciono e quindi vorrei accentuarli. Dall'altra parte vorrei farli invece più ramati. Ancora non so bene che cosa farò, vi renderò ovviamente partecipi. Quando questo video sarà online, probabilmente vedrete già tutto. Poi, sempre lei mi chiede piatto preferito del momento. In realtà non c'è una cosa che sto mangiando tanto più del solito. Ultimamente ho moltissima voglia di primo. E quindi la pasta, cioè per me la pasta al sugo è tipo la cosa più fondamentale dell'alimentazione in generale, fa proprio casa. Trattino basso X, trattino basso Angie, trattino basso 07. Ciao, mi piacciono molto i tuoi video, grazie. Ti piacerebbe fare il tattoo alle sopracciglia? No, non mi piacerebbe perché secondo me sta bene su visi diversi dal mio. Credo che su di me le sopracciglia così tanto disegnate sarebbero un po' troppo harsh, mi viene da dire in inglese, un po' troppo rigide, un po' boh, non mi piacerebbero. E poi io ho le sopracciglia molto folte, quindi non ho necessità di tatuarle. Poi Caterina Savini, ciao, ciao Marghe, come stai? Bene, come va nella casa nuova? Ti sei ripresa dal periodo no? E sì, mi sono ripresa, nella casa nuova va molto bene, ho passato diciamo un periodo un po' faticoso perché io non amo molto i cambiamenti, quindi il trasloco è stato ovviamente un grande cambiamento, è un grande cambiamento tuttora, però sono comunque molto contenta perché come tanti di voi mi avete detto è stata anche un'opportunità per riorganizzare lo spazio, non soltanto dentro casa, dentro la mia stanza, ma anche dentro casa in generale. Mi piace moltissimo, in generale anche insomma tutta la mia famiglia stiamo bene, ci siamo ripresi, è stato ovviamente un periodo molto faticoso, poi come sapete io appunto ho appena finito gli esami e Giulia ha avuto molte interrogazioni a scuola, i miei ovviamente hanno sempre continuato a lavorare, quindi è stato un periodo faticoso per tutti quanti, però devo dire che ce la siamo cavata egregiamente e ci siamo stabiliti molto bene. Poi CP-CP. Ciao! Ora che hai raggiunto molte soddisfazioni a livello personale, non ti manca avere un partner? Questa domanda mi ha colpito perché è una domanda che non in questi esatti termini mi viene fatta anche nella mia vita di tutti i giorni, insomma, dal vivo, insomma. No, non mi manca. E intanto perché io sono una persona tendenzialmente molto indipendente e quindi anche riguardando indietro alle relazioni che ho avuto, che non sono poi tante, ho sempre sofferto molto la mancanza di indipendenza. Diciamo che mia madre, che è quella che non vede l'ora che io mi fidanzi, mi sposi e faccia dei figli, la vede come una mancanza, diciamo, di aver trovato la persona giusta per me. E sicuramente c'è questa componente, perché immagino che quando si provi un amore di un certo tipo sia difficile poi sentirsi, no? Che l'indipendenza se ne sta andando, perché poi è bello poter condividere i propri successi, la propria vita con qualcun altro. Al momento non mi manca, sicuramente non disdegnerei, ecco, perché poi io sono anche una persona che si affeziona molto facilmente, quindi non mi è difficile immaginarmi con qualcuno, ecco, però che mi manca credo sia esagerato, nel senso che per come sto vivendo la mia vita adesso, per tutte le cose appunto che vorrei realizzare in futuro, per quello che sto facendo, mi trovo molto bene così, mi piace molto passare del tempo con le persone che mi stanno intorno senza avere necessità di una relazione amorosa che mi leghi a qualcuno così tanto. Mai dire mai nella vita, ovviamente, però no, al momento non mi manca. Poi Farsetti Sara 0510. Ciao, come sta andando in questo periodo dopo il trasloco? Ti senti meglio? Sono Sara, ti adoro. Ciao Sara, grazie. E appunto, ho appena risposto: sta andando bene, ci siamo ristabiliti. Intanto c'è il sole che mi sta accecando lentamente, non so se si nota. Ci siamo stabiliti, stiamo bene. Io sto sicuramente molto meglio, soprattutto perché ho finito gli esami. E quindi sono molto più libera, e anche se tra pochissimo ricominciano le lezioni, però insomma sono molto contenta di quello che ho fatto in questi ultimi mesi, sono molto soddisfatta. Poi, sempre Le Petite Juriste torna chiedendomi prodotti per avere i capelli belli come i tuoi. Allora, ogni tanto mi fate questa domanda, e è una domanda che tra l'altro ricevo anche nella vita reale, e ovviamente è una domanda che mi gratifica moltissimo, ma in realtà
non voglio fare la figa e dire no, bisogna nascere con i capelli così, però io non faccio veramente nulla di particolare per i capelli, non utilizzo prodotti particolari, li curo molto normalmente, cioè shampoo, balsamo, faccio attenzione magari ad utilizzare olietti, nutrienti dopo averli asciugati, cerco di non utilizzare spesso il calore, oggi me li vedete boccolosi ma era tipo da dicembre che non li arricciavo, quindi faccio cose abbastanza normali e sto cercando in questo periodo, insomma se avete seguito i miei ultimi racconti, di passare ad una routine più diciamo biologica o comunque utilizzare prodotti con un inch migliore. Io sono sempre stata sulla via di mezzo, però effettivamente ho notato che ci sono prodotti di supermercato che potrei risparmiarmi di utilizzare, tipo lo shampoo per esempio, il balsamo eccetera, però è vero anche che io ho dei capelli molto semplici da trattare, quindi è difficile che uno shampoo o un balsamo facciano veramente molto schifo sui miei capelli e cerco periodicamente di fare magari degli impacchi più nutrienti, spesso utilizzo tipo l'olio di mandorle sui capelli o prodotti della Fito che mi piacciono moltissimo. No sponsor, però insomma se mi state ascoltando magari, insomma non faccio niente di particolare, non sono sicuramente la persona adatta per consigliarti dei prodotti specifici. E Melissa Damiano 5, una domanda fichissima, farei dei mini party nella tua stanza? Domanda un po' stupidina, no non è stupidina perché anche le mie amiche mi hanno chiesto, allora mini party onestamente non lo so perché alla fine essendo una mansarda non c'è tanto soffitto alto, io stessa ho dato un sacco di craniate, quindi probabilmente mini party è un po' esagerato, però sicuramente mi piacerebbe organizzare insomma dei piccoli raduni con alcune persone, magari fare delle cene, delle cose, sicuramente sì, appena avrò finito di mettere a posto per bene tutto quanto e appena soprattutto riuscirò ad organizzarmi con i miei amici, sicuramente qualcosa organizzerò. Poi Elena Brunetti, un altro tesoro, ti sei mai sentita inferiore a qualcuno in uni per esami, dati, intensità eccetera eccetera? Onestamente no, ed è una cosa che tra l'altro racconto spesso anche a molti di voi che mi scrivono chiedendomi consigli quando si sentono inferiori perché magari prendono voti più bassi rispetto agli altri compagni di corso. Onestamente io credo che l'università sia l'ultimo posto dove sentirsi in competizione con gli altri perché non ha assolutamente senso vivere lo studio come una competizione, soprattutto a livello generale il voto dell'esame non è ciò che fa la persona, soprattutto non è ciò che misura a livello oggettivo la vostra competenza, perché può capitare che magari ci sia un professore a cui rode, oppure che vi faccia una domanda un po' più bassarda delle altre che avrebbe potuto farvi, oppure che abbiate capito meno la materia, eccetera, quindi prendere voti più bassi magari rispetto alle proprie aspettative è ovviamente una cosa che dispiace, ma non è un parametro oggettivo della vostra preparazione e della vostra bravura. Perché misurarsi con gli altri a livello di voto oppure di intensità eccetera, cioè nel senso studente di medicina versus studente di filosofia, è un paragone che faccio spesso perché io stessa mi sono sentita denigrata da altre persone che dicevano ah ma tu fai filosofia, quindi è come se non facessi veramente l'università. Mi è capitato anche nella vita reale, non solamente sui social. Onestamente credo che sia una cavolata, non penso che esistano oggettivamente università più difficili, oggettivamente esami più difficili, oggettivamente persone più intelligenti, credo che sia tutto basato sul parametro soggettivo di quello che ti piace fare, quello che ti riesce meglio, quello che ti interessa di più, i professori che ti appassionano di più, professori o professoresse naturalmente. Quindi non mi sento inferiore perché l'università deve essere tutto tranne che una competizione. Alessia trattino basso Casaburi, spero si legga così, ciao. Libro preferito? E intanto domanda dolente perché sto leggendo davvero pochissimo e mi devo rimettere in carreggiata, ma il mio libro preferito della vita è Il piacere di D'Annunzio, che tra l'altro vorrei rileggere nei prossimi mesi, mentre libro diciamo di letteratura più moderna, il mio preferito, almeno degli ultimi anni, è Veronica decide di morire, mi sembra che il titolo sia questo, non ricordo più, di Paolo Coelho. È un libro meraviglioso che se non avete letto dovete assolutamente recuperare. Poi sempre Elena Brunetti mi chiede, la critica che ti viene rivolta più spesso e che ne pensi? Credi sia vera? Mi viene rivolta spesso, anche se non è troppo una critica, però potrebbe essere percepita come tale, il fatto di essere una persona che
troppo selettiva nelle amicizie, nelle cose da fare, eccetera. Non credo che sia una critica troppo negativa, perché è una cosa che mi dicono spesso anche i miei genitori, che magari si preoccupano che io faccia meno cose perché mi sento meno adatta o perché tendo ad avere troppi pregiudizi, tra mille virgolette, su alcune cose, tipo non sono una che va a ballare, non sono una che si ubriaca, non sono una che esce tanto per, non sono una che, non lo so, che preferisce fare tot piuttosto che X. E mi viene detto spesso, magari in termini meno educati di quelli dei miei genitori, che sono una che rompe un po' troppo le scatole, sono una che si comporta un po' da sfigatella, eccetera. Cioè, spesso no, però ogni tanto percepisco questo giudizio magari dalle persone che non mi conoscono, perché chiaramente io mi circondo di persone che sono abbastanza simili a me, nel senso che non credo che se tu esca a prenderti una birra sia una persona da linciare per sempre, però se mi chiedi di andare in discoteca, probabilmente io ti risponderò di no, ma semplicemente perché è una cosa che non mi rispecchia. Io sono terribilmente claustrofobica, quindi non credo proprio che sia il mio posto. Mi piace ballare, ma non in discoteca chiusa. Mi piace molto andare a ballare sulla spiaggia, quello ci andrei anche tutti i giorni d'estate, o comunque in posti all'aperto. Stare dentro il Piper, insomma, per chi è di Roma, per me è una tragedia. Credo che sia vero, credo che di essere una persona selettiva, ma onestamente, almeno per la maggior parte delle volte, penso che sia una cosa positiva, perché non mi faccio immischiare in cose che non mi rispecchiano e so esattamente che tipo di cose mi piace fare e con quali persone mi piace farle. Preferisco rimanere con le mie paure, le mie cose, piuttosto che farmi immischiare in cose che non mi rispecchiano, insomma. Spero che si sia capito il messaggio. Noa trattino basso cacioppo. Ciao, com'è il tuo tipo ideale se ce l'hai? Oddio, in realtà è un po' di tempo che non ce l'ho, perché adesso mi colpisce molto di più il carattere e l'impressione a pelle piuttosto che determinati canoni fisici. Poi non voglio fare la filosofa, ovviamente se c'è un bono da paura che c'ha i miei canoni, allora sì. Diciamo che i miei canoni in realtà cambiano moltissimo, perché quando ero piccola io ero biondi con gli occhi castani. Biondi con gli occhi castani, cioè se tu sei biondo con gli occhi castani e passi, io già mi immagino il nostro matrimonio con 5 figli e 3 cani e 2 gatti. Poi sono passata ai mori con gli occhi scuri, ai mori con gli occhi chiari, poi di nuovo ai biondi con gli occhi chiari. E adesso sono in un periodo di capelli lunghi e occhi chiari, cioè non si decide di chi innamorarsi, come dice la cara Meredith in Grey's Anatomy. Poi Cati Love Ricky, ciao! Come va con l'università? Bene, ho appena finito la sessione, ricomincerò a breve le lezioni e non vedo l'ora di raccontarvi nel dettaglio quello che farò nei prossimi mesi, perché spero e credo che saranno delle cose fighe. Poi Pika Harriet, spero di aver letto bene, ciao! Hai dei capelli bellissimi, ogni quanto li vai a spuntare, ogni quanto usi il ferro, tanto grazie. E allora, intanto ti rispondo, ogni quanto uso il ferro, meno possibile. In realtà, cioè, ci sono dei periodi in cui magari lo faccio un po' più spesso, però tendenzialmente non mi va. Io non sono una che sta tanto dietro i capelli, non sono una che usa regolarmente la piastra perché mi rompo proprio. E il massimo di volte in cui utilizzo il ferro durante un mese sono 3-4 volte, non di più. Cerco di tenere i capelli il più naturali possibile e soprattutto appena posso smetto di asciugarli col phon, perché i miei, se asciugati naturalmente, tendono ad essere un pochettino più mossi. Non così, però un pochettino più mossi. E perché i capelli proprio lisci, 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 a meno che non siano liscio proprio del parrucchiere, su di me non piacciono. Ogni quanto li vado a spuntare dipende molto da come mi sento. Cerco di andare almeno una volta ogni 6 mesi. Io ho i capelli che crescono molto velocemente, quindi in realtà dovrei spuntarli un po' più spesso perché tendono a sfaldarsi. Per esempio, adesso, con l'occasione che vado dal parrucchiere, dovrei farli spuntare un pochettino. A volte li spunto da sola, senza pagare il parrucchiere per farmi tagliare mezzo centimetro di capelli. Comunque, li spunto più o meno una volta ogni 6 mesi, quindi 2 volte l'anno.
Sempre lei mi chiede: hai capelli sottili o spessi? Spessi, spessissimi. Molto meno spessi di quando ero più piccola, però sono comunque molto spessi. Ci metto un sacco ad asciugarli, a pettinarli, a arricciarli, eccetera. Sono molto spessi, si annodano abbastanza facilmente, però sono molto resistenti e quindi si idratano più facilmente, non si sporcano quasi mai e reggono molto bene la piega. Però si seccano molto più velocemente, sono un po' più lunghi, diciamo, da trattare. Ogni tipo di capello ha i suoi pro e i suoi contro. Poi, ogni quanto va in palestra? Anche questa è una domanda un po' dolente perché ormai è un mese che non ci vado. Perché tra trasloco, influenza, esami, eccetera, non ho avuto proprio il tempo. Ci tornerò spesso. Cerco di andarci 2 volte alla settimana quando ci vado. Di più non riesco perché comunque a me di base la palestra non piace, muovermi non piace. Cerco di andarci 2 volte a settimana quando sono regolare e prendo, diciamo, questo impegno. Ci vado 2 volte a settimana, ogni tanto 3, tendenzialmente 2. Poi farai il video makeup collection? Non credo, perché la mia makeup collection non è assolutamente cambiata, anzi semmai è diminuita perché sto comprando molto meno e sto facendo molto più decluttering delle cose che non utilizzo. Sto diventando molto più brava e molto più oculata con gli acquisti, salvo ogni tanto che mi regalo delle cose, ma cerco sempre di rimanere negli standard delle cose che utilizzo. Poi, ultima domanda che ho salvato per oggi è quella di Lucia Messina, che mi chiede: pensi di continuare gli studi dopo la laurea, PhD, Master, o ti piacerebbe iniziare a lavorare? Più o meno è quello che ti ho anticipato nella prima domanda, cioè che da una parte mi piacerebbe molto proseguire con il dottorato, dall'altra invece vorrei sì cominciare a lavorare, ma se trovassi un'occasione, diciamo, valida e che ovviamente mi permetta di cominciare a lavorare, probabilmente comincerei anche subito dopo la laurea magistrale, che dovrebbe essere in teoria intorno a novembre, secondo i miei calcoli. Mentre da un'altra parte mi piacerebbe fare il master per specializzarmi un po' di più. Diciamo che molto onestamente parlando mi sono un po' stufata di studiare, quindi se riuscissi a non continuare gli studi e a lavorare subito sarei da una parte più contenta, perché non che non mi piaccia studiare, ma mi sono stufata di stare soltanto sui libri, vorrei fare qualcosa di più pratico, mettere da parte dei soldi, acquisire delle competenze vere e scrivere un curriculum vero che non abbia soltanto ragazza molto responsabile e carina con il B2 in inglese. Diciamo, ok, ho mentito, non era l'ultima perché ho ricevuto altre domande carine, mi dispiace tralasciarle, quindi rispondo a qualche altra domanda e poi veramente chiudo perché sennò questo video dura un'eternità. Chiaramente, ciao, come sta procedendo il percorso con la nutrizionista? Non vi sto raccontando niente del mio percorso con la nutrizionista volutamente, perché credo che ci sia già sufficiente disinformazione per quanto riguarda l'alimentazione e non voglio contribuire sinceramente. Come sapete io sono molto fissata con, però sono una che disperatamente cerca un percorso alimentare in cui riconoscersi. Credo di averlo trovato. In questo ultimo mese sono stata meno precisa, perché ovviamente è stato un mese molto faticoso. Ho il controllo questo venerdì 28 febbraio, però credo di aver trovato la persona giusta per me che può aiutarmi, soprattutto con la questione ovaio policistico, perché è una questione che purtroppo ha una grandissima influenza sulla mia alimentazione e sul mio fisico, soprattutto perché l'insulino resistenza, che è una controindicazione comunissima della sindrome dell'ovaio policistico, mi impedisce praticamente di dimagrire normalmente, senza troppi accorgimenti. Quindi mi serve una persona che mi possa aiutare, darmi dei consigli reali. Credo di aver trovato la persona giusta, sono molto contenta. Per adesso non vi racconto niente nello specifico, ma sicuramente quando raggiungerò determinati obiettivi vi racconterò un pochino come mi sono trovata, senza ovviamente darvi dosi, pesi di cibo, eccetera, dati numerici, però sicuramente vi racconterò un po' di più. _ Alice Fois, o Alice Fua, non so se sei italiano o francese, diciamo Alice Fois: qual è stata la dedica della tua tesi di laurea? E l'avevo messa nelle storie, quindi se vai nelle mie storie in evidenza sul profilo trovi tipo laurea o qualcosa del genere, e c'è anche la foto dei miei ringraziamenti, e l'ho dedicata agli amici che mi sono stati più vicini, ai miei genitori, alla mia relatrice anche ovviamente, come è costume fare,
E poi a mia nonna materna, nonna Marina, che è stata probabilmente la mia più grande sostenitrice durante la mia triennale, è stata quella che ha più creduto in me, quella che mi ha sempre spinta a non mollare, e che crede moltissimo nel mio sogno di fare l'insegnante, mi legge in continuazione nuovi aggiornamenti, mi dà gli articoli di giornale sulle nuove scoperte filosofiche, sulle nuove cattedre, e insomma è la mia più grande sostenitrice e non potrei essere più grata a nessun altro che a lei. Fragile Dreams, trattino basso 9. Ciao, se avessi una possibilità sola, sceglieresti di diventare mamma o di trasferirti all'estero? Premesso che non credo che siano cose che devono per forza escludersi, non lo so, in questo preciso momento diventare mamma è una cosa che mi piacerebbe moltissimo in futuro, ma adesso mi manca proprio un dettaglio, una controparte, insomma non è che mi posso svegliare incinta da sola domani. Però ora come ora probabilmente ti direi comunque diventare mamma perché trasferirmi all'estero non è tra i miei piani. Io sono molto legata all'Italia e alla mia città soprattutto, quindi cercherei di realizzarmi dove sono, senza per forza trasferirmi all'estero. Però comunque ti parlo di un futuro, cioè non tipo tra un anno, perché appunto mi manca un piccolo dettaglio. Poi Giulia trattino basso greco 99. Ciao Giulia, hai in mente un altro tatuaggio? Sì, ne ho in mente altri due in realtà, perché io sono molto fissata col fatto che devono essere dispari, quindi siccome io ne ho solamente uno, che per chi non lo sapesse è Heroes, scritto qui sul polso, vorrei farne altri due. Uno ce l'ho già in mente e uno ancora non so se sarà quello. Appena li avrò in mente tutti e due, avrò trovato uno studio di tatuatori di cui mi fido perché purtroppo il tatuatore da cui ho fatto questo non tatua più e quindi devo scegliere un altro posto e soprattutto quando avrò messo da parte i soldi ci andrò e vi renderò partecipi. Poi Valentina trattino basso buscema mi chiede: hai mai avuto crisi? Ciao Valentina, hai mai avuto crisi in cui hai pensato di ritirarti dall'università e che non fosse il percorso giusto? Sì, l'ho passato, ve l'ho raccontato qualche volta durante il mio primo anno. Ho pensato di cambiare filosofia con psicologia perché non mi ritrovavo nelle materie che avevo fatto fino a quel periodo, perché il primo semestre ho fatto dei corsi che non erano prettamente filosofici e quindi mi sono un po' demotivata. Per fortuna mi sono riacchiappata. Credo che in generale sia normale vivere una crisi, soprattutto nel primo semestre, diciamo, finché non si trova proprio la propria strada. Ma in linea di massima credo che sia normale, soprattutto che non ci sia mai un problema reale nel cambiare strada. Non si è mai troppo in ritardo per tornare indietro e scegliere un altro percorso. Asia Capparella 8, ciao Asia. Organizzazione per fare più esami in sessione primo anno. È una domanda troppo generica e troppo ampia per risponderti bene in un video ask. E se vuoi, ho fatto tantissimi video relativi all'organizzazione studio e al metodo di studio per la sessione sul mio canale. In generale, negli ultimi mesi ne ho fatti tanti, nell'ultimo anno. Quindi, se vuoi, puoi dare un'occhiata. Quello che ti consiglio è di dividerti per bene il materiale che hai da studiare, quindi dividerti bene proprio scrivendo su un foglio i giorni che hai disponibili, dividerti tutti i capitoli, tutte le cose in modo da studiare degnamente. Si dice tutto quanto. Amici, questo era tutto. Spero di avervi interessato un pochettino con le mie risposte. Era tanto che non chiacchieravo con voi, quindi spero di aver soddisfatto almeno una parte delle vostre curiosità. Se non ho risposto alla vostra domanda è perché non ho fatto in tempo a salvarla, ma sicuramente cercherò di rendere questi video ask un pochettino più regolari. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!